Tempi moderni è fondamentalmente un'opera molto particolare. Charlie Chaplin è una persona, un artista, un grande artista, molto intelligente, molto sensibile a certi tipi di tema. E in questo film, diciamo, il tema socialista si apre all'inizio con la fabbrica. La fabbrica, quindi, il tema principale è l'alienazione degli operai nei confronti, del padrone e quindi anche delle macchine. Beh, questo è un tema che già ha affrontato Sergej Eisenstein, il maestro della sua corrente espressionista russa, con film come Sciopero. È un tema molto caro al maestro Fritz Lang nella sua Metropolis, nel suo capolavoro Metropolis, nella corrente espressionista tedesca. Gli operai sono sempre stato un tema particolarmente caro a molti artisti, la rappresentazione di una vita che completamente asservita al potere, asservita alle macchine. Quindi in questo intro, in questa parte iniziale, Chaplin vuole proprio specificare questo, quindi questa sopravvalutazione, questo potere estremo che hanno le macchine, che addirittura vanno a triturare gli esseri umani, quindi la scena in cui si vede lui che gira negli ingranaggi, fa significare appunto questo. Ma fondamentalmente poi il personaggio di Charlot, che questa nuova avventura dei tempi moderni, spazia da un tema all'altro, esce fuori dalla fabbrica e incontra, ecco, fra uno sciopero e l'altro, anche qui diciamo il discorso dello sciopero. Parliamo degli anni 30, signori, quindi gli anni 30 sono anni molto particolari, c'è stata la grandissima crisi del 29, il crollo delle borse, la disoccupazione, gli scioperi, le fabbriche, quindi era un tema sociale molto caldo, molto attuale. E Chaplin con poesia e con maestria è riuscito a riportarlo in questa favolosa pellicola. Però Chaplin era fondamentalmente un sentimentale, amava rappresentare anche i propri sentimenti nelle pellicole e lo faceva nel migliore dei modi, come ogni grande artista. Quindi ecco, la storia poi diventa una storia romantica, quindi conosce questa ragazza, Colette Goddard, la famosa attrice americana con cui poi Chaplin ebbe una storia di circa 8 anni, una storia importante, sentimentale, una bellissima attrice che già faceva parte di Hal Roach Studios. Non so se questo nome vi ricorda qualcosa, a me ricorda Stan Laurel e Oliver Hardy. In effetti lei fece alcune parti scene nel loro cortometraggio. E poi approdò appunto dopo Hal Roach con Tempi Moderni e Charlie Chaplin. E questa storia così sentimentale è una grandissima poesia, è la parte più bella del film, sinceramente. E sia Charlot che la sua compagna cominciano un percorso fatto di mille peripezie e nel tentativo di creare una propria casa, una propria dimensione, una propria storia, incontrano molte difficoltà. Però non si perdono mai d'animo fino alla fine. Ecco, la parte finale è la parte più bella del film, perché è una parte molto poetica, come sempre Chaplin riusciva a realizzare, e quindi lei, la Goddard, preda un po' allo sconforto, viene risollevata, viene rincuorata da Chaplin, che le ricorda, sorridi, poi smile, no? Da lì poi nasce la musica, smile, eccetera, quindi si ricorda a lei di sorridere alla vita. Intraprendono una strada che rappresenta il percorso della vita, e la intraprendono insieme, questo è molto importante. Quindi la forza dei sentimenti, la forza dell'amore vince su tutto ed è l'ingranaggio, fatemi usare questa parola, fondamentale del film Tempi Moderni. Da segnalare sicuramente un pezzo entrato nella storia, un po' anche della musica, un balletto eccezionale, il balletto di Titina. Tutti ricorderete il balletto di Titina, non si può parlare di tempi moderni senza fare un accenno. È un balletto improvvisato da Charlie Chaplin, un balletto che è entrato nella storia ed è l'unica parte del film in cui si sente, diciamo, cantare, si sente l'audio e poi in alcune parti anche in cui si vede nella fabbrica conversare, diciamo, il padrone, un po' come il padrone di Metropolis parlava a distanza con una sorta di videochiamata, di collegamento, di interfono.
che all'epoca era fantascienza, oggi ci facciamo una grande risata, oggi è normale, ma all'epoca era fantascienza. Quindi c'è questa ripresa, secondo me da Metropolis Chevrolet ha ripreso questo piccolo particolare, questa visione futuristica della tecnologia nella fabbrica. Quindi dopo Titina, ecco, Chevrolet, considerate che era molto timoroso perché parliamo degli anni 30, quindi come detto prima, oltre alle crisi eccetera eccetera, Wall Street, la caduta della borsa e tutto un discorso sociale, culturale, economico eccetera eccetera, arriva il sonoro nel cinema. Quindi i vecchi, diciamo tra virgolette, i classici artisti del muto entrano in crisi, perché sostanzialmente non sanno se il sonoro potrà aiutarli nella loro carriera o farli definitivamente tramontare. Chaplin è molto cauto, è timoroso e lo rifiuta, almeno all'inizio lo rifiuta, perché vede anche l'amico Buster Keaton in difficoltà. Infatti Buster Keaton poi non riuscirà più a riemergere con l'avvento del sonoro, un sonoro che all'inizio è molto lacunoso, poi tecnologicamente migliora, perché all'inizio poi gli attori dovevano, come Stellaure e Oliver Hardy, ripetere la stessa battuta in più lingue, veniva registrata la traccia e poi amalgamata e montata con le immagini. Quindi era un lavoro mastodontico questo del sonoro, del doppiaggio. Ecco, solamente successivamente Chaplin si renderà conto che il sonoro invece è un valore aggiunto, qualcosa che può essere sfruttato a suo favore e che sicuramente non è l'elemento costitutivo del suo grande successo di pubblico. Quindi ecco, Tempi moderni è un film sostanzialmente poetico, nella misura in cui Chaplin riesce come sempre in modo eccelso a rappresentare i propri sentimenti, la propria dimensione sentimentale, e a dare allo spettatore non solo meraviglia, ma anche una sorta di fiducia nel futuro e di forza per rialzarsi in piedi, per risorgere dalle proprie ceneri come l'araba fenice, per riprendere il percorso della vita con più forza e con più ottimismo. Questo è il senso di Tempi moderni. E è un film fondamentalmente romantico. Sì, certo, ci sono le fabbriche, gli scioperi, c'è quell'America degli anni 30 che era in forte sofferenza economica, ci sono delle denunce sociali importanti, perché alla fine Chaplin era un socialista, ma non nel senso politico della parola. Era un socialista perché si occupava di temi sociali. I temi sociali, come tutti sapete, sono incentrati soprattutto sul tema del lavoro. Quindi considerate, oggi ancora si fanno scioperi, oggi ancora si fanno manifestazioni, parliamo degli anni 30. Quindi negli anni 30 ancora la classe operaia era una classe operaia in sofferenza, una classe operaia che doveva sottostare ai padroni, era una classe operaia che non aveva né licenze, né libertà, né diritti. Quindi rappresentare quella condizione nella pellicola, Chaplin era già famosissimo all'epoca, non fa altro che esaltarne l'importanza e la rappresentatività a tutti i livelli, a tutte le caste sociali. Però il senso di Tempi moderni è l'amore. L'amore che vince su tutto, l'amore che trionfa su tutto. È una nota per la bellissima, come dicevo prima, la bellissima Paulette Goddard, di cui sono innamorato anch'io vedendo il film. Sinceramente è difficile rimanere, diciamo, a distanza da Paulette Goddard. Gli 8 anni di rapporto sentimentale con Chaplin sono più che giustificati. Quindi, cosa dirvi? Guardate il film, perché non solo è un capolavoro di Chaplin, ma è un capolavoro mondiale di arte cinematografica, ripeto, di arte cinematografica. Ogni singolo frame è un pezzo di arte. Per quanto riguarda Cinemarte, un saluto, un abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao!